Ammonta ad oltre 11 milioni e 370 mila euro il costo di un nuovo impianto della bonifica di Burana, denominato Pluvirigo Staggia. Finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nell'ambito delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, sorgerà in comune di San Prospero, nel Modenese. Permetterà di irrigare con un sistema ad alta valenza tecnologica e consentirà un importante risparmio idrico. Servirà inoltre 660 ettari di terreni contraddistinti da colture agricole ad alta specializzazione e diversi prodotti certificati a indicazione geografica protetta e denominazione di origine protetta. Le caratteristiche e gli obiettivi dell'opera sono stati presentati presso l'azienda agricola 2020 di Medolla, sempre nel Modenese, una realtà condotta da giovani imprenditori che hanno investito in vigneti e in una moderna cantina. Un impianto e un progetto che proprio vuole andare incontro a quelle sfide che l'agricoltura deve affrontare di sostenibilità. Per noi la sostenibilità deve essere ambientale, quindi l'utilizzo razionale della risorsa idrica, ma anche economica e sociale per le aziende agricole che lavorano e che sviluppano questo territorio. Questo impianto va a valorizzare in pieno quello che è la risorsa acqua. Dove abbiamo questi impianti di acqua in pressione riusciamo ad avere la maggior superficie irrigata con alte colture di pregio. All'interno delle colture di pregio non c'è solo il reddito degli agricoltori, ma c'è anche e soprattutto occupazione, valore per il territorio e grande marketing del territorio. Per questo che noi come Consorzio di Bonifica di Burana da diversi anni stiamo facendo investimenti che vanno verso questo obiettivo finale di garantire soprattutto la vivibilità e la sostenibilità del nostro territorio di Modena e non solo, di tutto il comprensorio del Consorzio di Bonifica di Burana. Un impianto quindi anche con una grande valenza, che una progettualità che è stata premiata perché è comunque sostenuta economicamente dal Ministero dell'Agricoltura. Una progettualità che è stata premiata, ma soprattutto il grande lavoro che i consorzi di bonifica fanno avendo e garantendo al Paese una straordinaria capacità di spesa, cosa che in questo momento è importante e indispensabile anche per vincere quelle sfide del recovery plan, che con le tempistiche europee dobbiamo spendere una mole di risorse che non si è mai vista nel nostro Paese. Quindi ci candidiamo anche come mondo dei consorzi di bonifica e anche come consorzio di bonifica della Burana ad andare a riuscire al Paese da un lato ad uscire da questa pandemia migliori e più belli di prima dal punto di vista del territorio, ma anche con una grande capacità di investimento. La progettualità è un qualcosa che abbiamo all'interno del DNA del nostro mondo dei consorzi di bonifica, e questo nell'esempio concreto che in 2 anni abbiamo progettato, gara d'appalto e iniziamo i lavori. Ingegner Bertozzi, un progetto che riguarda appunto più di 600 ettari di territorio, più di un centinaio di aziende agricole coinvolte e tanti metri e tanti chilometri, diciamo, sottoterra di tubi che porteranno acqua. Sì, assolutamente sì. Questo è un impianto, un'idea progettuale che era nata proprio qui sul territorio per dare una massima risposta a quella che è l'irrigazione per i frutteti. Questa è una zona ricca di aziende agricole che producono frutta, abbiamo in massima parte vigna e pere. Quindi si è pensato di realizzare un acquedotto sotterraneo di quasi 26 km di sviluppo per portare acqua in pressione alle singole aziende, in modo che si apre il rubinetto e si ha acqua già nebulizzata in pressione per fare agricoltura e produrre frutta. In questo senso ci ha dato una mano in termini di finanziamento importante il Ministero delle Politiche Agricole, che ha trovato lo spazio di inserire questa proposta progettuale all'interno del Fondo di Sviluppo e Coesione, quindi finanziamenti europei, dove noi dobbiamo dimostrare che con questa infrastruttura c'è un beneficio in termini di risparmio della risorsa idrica. Beneficio che sulla carta è di oltre il 40%, pensiamo di raggiungere anche il 50%. Quindi da 1.500.000 metri cubi che vengono distribuiti in questi 700 ettari di agricoltura, ci sarà un abbattimento di oltre 600-700.000 metri cubi in termini di riduzione e di utilizzo della risorsa idrica, perché questa verrà canalizzata in tubazioni sotterranee. L'altro obiettivo fondamentale, che è venuto quasi naturalmente
con questo impianto è stato quello di fornire, garantire una migliore sicurezza idraulica a questo territorio, in quanto i nostri canali durante il periodo estivo avranno delle quote idriche più basse perché l'acqua per fare agricoltura sarà all'interno dei tubi. Ingegnere, e tempi di realizzazione di quest'opera? Tempi di realizzazione, noi abbiamo come tempi contrattuali 2 anni, i 2 anni sono già partiti da aprile scorso, circa in metà di aprile scorso, subito dopo Pasqua, e quindi noi pensiamo che con l'estate non del 2022 ma quella del 2023 di avere l'impianto in funzione. I lavori sono già iniziati. Questo progetto insomma vuole assolutamente venire incontro anche al mondo agricolo per quel che riguarda la distribuzione in modo anche razionale e sostenibile da questo punto di vista. Ecco, la regione, il ruolo della regione in questo progetto, come altri che sono in corso nel territorio con anche diversi consorzi di bonifica, qual è il ruolo oltre che di coordinamento anche di supporto dal punto di vista economico? È proprio dimostrato che dove c'è maggiore accessibilità all'acqua c'è un aumento, un miglioramento dell'efficienza, della competitività e anche della capacità produttiva dell'azienda. Quindi noi dobbiamo lavorare per distribuirla nel modo più efficiente possibile e anche più esteso e diffuso. Dobbiamo lavorare dal punto di vista della ricerca e dell'innovazione, abbiamo investito 13 milioni di euro in questi anni proprio per sistemi di erogazione e distribuzione dell'acqua efficienti, in modo da farne un uso attento e anche parsimonioso di questo bene appunto limitato. Abbiamo lavorato anche sulla capacità di stoccaggio, di invaso e di una migliore distribuzione. L'investimento che vediamo oggi fa parte di un pacchetto di 50 opere, di 50 investimenti per un totale di 250 milioni di euro investiti per aumentare la capacità di invaso e di distribuzione dell'acqua e che serviranno a 14.000 imprese agricole a rifornirsi di acqua in maniera più facile, più semplice, più efficiente. E quindi è un progetto davvero molto importante e qualificante e noi continueremo su questa strada anche nei prossimi anni. Il clima sta cambiando, il mondo agricolo si sta attrezzando per quel che riguarda varietà che sono resistenti a questi sbalzi di temperatura ai quali ormai ci siamo abituati. Non stiamo parlando di un cambiamento climatico, stiamo parlando di uno stravolgimento climatico. Questo è il problema che abbiamo davanti. Quindi noi dobbiamo aiutare le nostre imprese a essere resilienti rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici, investendo in sistemi che proteggano le produzioni e anche in tecnologia. Allora, mestiere difficile è quello del meteorologo, soprattutto prevedere gli eventi estremi, che è poi quello che si cerca di interpretare negli ultimi anni. È vero, è vero. Il mestiere del meteorologo adesso si deve concentrare soprattutto su questo, sul prevedere gli eventi estremi. La previsione del tempo, intesa come sarà brutto piuttosto che ci sarà il sole, nel breve periodo oramai è decisamente affidabile. Il problema è prevedere proprio questi eventi estremi. Per quale motivo? Perché innanzitutto sono diventati molto più numerosi, più frequenti rispetto ad un tempo, ma proprio come dice il termine, sono eventi estremi che quindi sfuggono il più delle volte alla normale previsione, ma sono anche eventi che portano spesso degli enormi disagi, grandi danni. E quindi la sfida vera della meteorologia adesso è cercare di migliorare la previsione di questi eventi estremi. Non è semplice, ma ci stiamo lavorando. Quello cui insomma gli agricoltori a volte corrono, diciamo, incontro come rischio sono appunto questi eventi, che sono le grandinate oppure quelle che vengono chiamate ormai forse impropriamente le bombe d'acqua, perché creano danni all'agricoltura a volte e soprattutto l'acqua viene distribuita in modo non uniforme durante l'anno. È vero, quelle che vengono chiamate comunemente bombe d'acqua, che poi non sono altro che i violenti nubifragi, sono un vero problema, purtroppo sono anche difficili da prevedere, ma stanno anche aumentando. Perché? Perché il clima, lo sappiamo bene, sta cambiando nel senso che stanno aumentando le temperature, quindi le nostre stagioni sono più calde, ma attenzione, dire che le stagioni sono più calde significa anche dire che nell'atmosfera c'è una maggior quantità di calore e purtroppo tutti i fenomeni atmosferici si nutrono del calore presente nell'atmosfera. Quindi se io do più calore, do più carburante, ecco che i fenomeni atmosferici tendono a diventare più intensi ed è per questo che i violenti nubifragi, appunto le bombe d'acqua, piuttosto che le grandinate, stanno diventando più frequenti, più numerose. È difficile però prevedere questi eventi estremi perché
perché sono di solito estremamente localizzati, quindi molto concentrati. Allora quello che si riesce a fare adesso, al giorno d'oggi, è prevedere la possibilità che in una determinata regione, in quel particolare giorno, si verifichino degli eventi estremi. È ancora difficile cercare di dare indicazioni precise. Ecco, l'evento estremo si verificherà in questa località piuttosto che in quest'altra, ed è proprio questa la sfida della meteorologia. Nel 2021 l'Emilia-Romagna è stata attraversata da gelate tardive, quindi hanno a che fare quindi con questo grande cambiamento climatico, con fenomeni che non erano mai stati osservati, quantomeno, quindi gelate particolari che hanno compromesso le produzioni. Anche queste, ahimè, sarà difficile, insomma, prevederle, quindi. Allora, le gelate tardive in realtà non sono poi così difficili da prevedere. C'è anche da dire che non sono diventate più numerose o più intense, anzi, con l'aumento delle temperature medie stanno diminuendo leggermente queste gelate tardive. Il problema è che fanno molti più danni di un tempo, per un semplice motivo, perché le piante incominciano a fiorire prima rispetto ad un tempo. La primavera sta anticipando rispetto a 40-50 anni fa, e allora ecco che una gelata a inizio marzo, che magari negli anni 70 non faceva danni semplicemente perché arrivava dopo un febbraio comunque freddo, oggi può fare grossi danni. Perché? Perché lo vediamo negli ultimi anni, sempre più spesso le piante cominciano a fiorire già a febbraio, e allora una gelata a marzo diventa una gelata decisamente dannosa. Giuliaccio, un'ultima domanda, difficile credo, come sarà l'estate? Questa è la domanda che tutti i meteorologi temono, ma quello che possiamo dire è che sicuramente sarà un'estate più calda di quelle cui eravamo abituati negli anni 80-90. Per quale motivo? Perché oramai tutte le estati sono più calde di quelle cui eravamo abituati 30-40 anni fa. Non ci sono però elementi per dire che sarà eccezionalmente calda. Perché? Perché di solito le estati eccezionalmente calde arrivano dopo lunghi periodi di siccità, o quando in giro per il pianeta ci sono particolari anomalie climatiche che però quest'anno non ci sono. Quindi molto probabilmente sarà sì un'estate calda, ma non da record.